Vabbè, il caffè lo puoi fare. Lo posso fare? Vai. Andiamo prima in pubblicità o direttamente il caffè? Direttamente il caffè. Direttamente il dottor Sollo fa qualche domanda. Vabbè. Certo, mantengo caldi. Il caffè. Gradite? Studiato. Gradite? Mantengo caldi gli ospiti mentre tu fai un caldo caffè. Prego. Grazie, dottore. Michelangelo. Eccoci. Una band italiana che puoi avvicinare Beatles. Difficile. Non esiste. Difficilissimo. A parte i ricchi e poveri. Manco a dirlo. Allora, in effetti i Beatles hanno lasciato eredità un po' in giro. Nel senso che quando si sciolsero i Beatles, che Mick Jagger dei Rolling Stones ha definito giustamente il mostro a quattro teste, cioè lì il contributo di ciascuno è molto più del 25%, cioè ognuno di loro si esaltava nei Beatles. Lui mi ha chiesto qual è il tuo preferito. Nei Beatles non so scegliere quando si parla di Beatles, perché veramente è un mostro a quattro teste, è quasi una scatola magica, non, se levi Harrison non funziona. Anzi, una delle poche band di cui conosciamo anche i nomi, John, Paul, George e Ringo, è difficile che uno conosce tutti i componenti di una band. A parte i Pooh, naturalmente. E sicuramente, forse della carriera solista, invece quella che ho seguito sempre con maggiore interesse è quella di McCartney, che è veramente molto larga, sempre ammesso che sia lui, naturalmente. Torniamo al discorso di prima. Però, invece... La band italiana... È difficilissimo. All'epoca c'erano l'Equipe 84, ecco, no? Che andava sulla scia dei Beatles. E quindi Dick erano un po' gli avversari, però c'erano anche i Camaleoni, insomma. No, sicuramente grazie, in termini di longevità, ma sì, in termini di longevità, sì, grazie. Nel periodo più contemporaneo, le vibrazioni, va. Forse sì, forse qualche sfumatura ce l'hanno. No, forse i Pooh, forse, che erano così, sono sempre stati così famosi. Sì, forse si sono separati, hanno avuto il doppio cantante. I baronetti, no? E poi stanno dappertutto. Sono quattro, anche loro voce. Guarda, posso dirti questo: sia Stefano D'Orazio che Robby Facchinetti hanno sempre detto: se non ci fossero stati i Beatles, nessuna delle nostre band italiane sarebbe nata. E quindi... Però i Pooh si sciolgono e vanno separati a Sanremo, non si può vedere Michelangelo, non si può vedere. Sono andati proprio distribuiti, cioè, e poi ogni canzone era referenziata al momento della loro vita. L'ho detto nel mio ultimo spettacolo fatto al Bolivar, del quale tu sei il direttore artistico del campo musicale, ho detto per tutti c'era l'auto blu, Robby Facchinetti arrivava col 118, prima di andare sul palco montavano, chi gli metteva i capelli, chi i denti, chi lo truccava, e mettevano l'aria condizionata, che dice: ragazzi, se Robby Facchinetti suda, non si sa che succede, esce a maglie. Abbiamo visto, ho letto queste cose delle ultime elezioni, e c'erano quelle promesse elettorali, una di queste era: ridiamo le vocali a Robby Facchinetti. Ha perso l'uso delle vocali. Ivan, qualche consiglio a qualche giovane collega tuo che sta cominciando la carriera? Darci dentro, crederci, perseveranza, quello che ho ancora io tuttora. Bisogna crederci sui sogni, sui progetti, bisogna fare bene. La cosa più importante è fare buona musica, cercare di andare alla ricerca dell'originalità. Quindi anche qualche schiaffo in faccia fa bene. Ammazza, io ancora oggi ne piglio tantissimi. Complimenti. Muore il caffè? Vabbè, ma quelli di tua moglie non valgono, Ivan, vero? Guarda, gli schiaffi a volte sono anche costruttivi. A me mi motivano. Se non fanno più. Male, sì. Mi motivano, no, pure se fanno male. E dell'ultimo festival di Sanremo, Baglioni, come l'hai visto come direttore artistico? Ti è piaciuto? A me è piaciuta tantissimo la conduzione. Se devo essere sincero, per quanto riguarda le canzoni, è un tipo di musica italiana che non mi rispecchia ormai già da anni, perché comunque la musica, io non sono modaiolo, però mi piace l'evoluzione, quindi ho trovato un festival molto, forse con l'ondata degli anni 90, l'ho trovato molto 98-99, musicalmente parlando. Chiudiamo prima di salutare con una polemica. Ah. Allora, Michelangelo, tu da critico musicale, sì. Perché io ho fatto discussioni, essendo fruitore della musica, dovevano essere squalificati o no Ermal Meta e sì. Fabrizio Moro? Sì. Beh, terribile questa cosa, perché c'è un caso clamoroso che è quello di Albano e Michael Jackson, non si ricordate, no? I Cigni di Balaca, però... e anche lì si andò in tribunale.
non sarebbero proprio dovute arrivare, secondo me. Cioè, un minimo di ricerca va fatta quando presentano. Ma secondo me non è, non è stata una strategia. Chiedo scusa, no, là non è un fatto di plagio, perché comunque il pezzo è stato scritto. L'autore è lo stesso. Quello è un pezzo che ne so, io due anni l'anno scorso sono arrivato con la mia canzone Chapeau nei 60 finalisti di Sanremo, giovani. Tra l'anno prossimo, che ne so, si presenta un Big e canta Chapeau. Non può cantare una canzone che è già stata infatti io non penso sia plagio, infatti non penso sia plagio. Io penso semplicemente, ed è questa l'osservazione che ho fatto, c'è un regolamento, c'è un regolamento e deve essere rispettato. Inediti, e deve essere rispettato, punto. Anche se l'autore è lo stesso. Per ora che l'autore dice io ho voluto dare, poi una bella canzone, per amor di Dio, hanno cambiato il testo e soltanto il ritornello lo stesso. Però non è inedito. Non è inedito. C'è un regolamento, bisogna rispettarlo. Punto. No, facendo così con lo stesso, diciamo che l'autore ha fatto il plagio della sua stessa canzone. Sì. Perché se era è un autoplagio, perché se era proprio uguale senza cambiare il testo, non era un plagio, ma era un pezzo non inedito. Facendo così l'hanno fatto diventare un plagio, tipo una canzone, un motivetto che ha funzionato, io faccio un altro testo. E ha avuto anche, mi sembra un po' un esperimento in laboratorio, però quindi quando sono così Io ho intervistato per Vulcanici Gigi D'Alessio e lui ha detto ci sono due tipi di modi di scrivere le canzoni. Uno è quella di scrivere dal cuore e l'altro è assemblare canzoni. Lui ha detto quando io inizio a assemblare canzoni, le canzoni non funzionano. Quando le scrivi, magari poi fai le piccole correzioni. Perché hanno una storia. Racconti qualcosa che è fluido, invece quando le assembli le zoppicano, non funzionano. Sono ingranaggi che non funzionano. Sono ingranaggi che non funzionano. E va bene, allora, ahimè, noi staremo ore e ore. Guarda, abbiamo un cadeau. Ore e ore. Speriamo che gli porti tanta fortuna. E certo. Noi vi salutiamo, ma con un cadeau gradito ai nostri che ospiti. Già allora, Michelangelo ha Michelangelo l'ha subito indossato. Subito indossato. E invece noi un regalo speciale, sempre l'orologio dei campioni, nell'augurarti un grandissimo in bocca al lupo. L'orologio dei campioni te l'ha voluto personalizzare con la data del 17 alla Casa della Musica. Grazie mille. Ivan Granatino vi aspetta tutti alla Casa della Musica. Le pizze noi ci mangiamo. Ora ci mangiamo anche le pizze della pizzeria d'Elia. Adesso. Direi le gomme. No, ma guarda Paolo della pizzeria. No, la pizzeria d'Elia. Allora ringraziamo tutti i nostri sponsor. La farmacia Sollo, Mulish, Max Laezza è il nostro grafico, la pizzeria d'Elia, l'orologio dei campioni, Tim Leo. Sara mando un bacione alla mia amica, bravissima. E ringraziamo soprattutto i nostri ospiti prestigiosi di questa sera, Michelangelo e Ossa. Non aspettiamo altri 6 anni per rivederci. No, assolutamente. Grazie. C'è questo ben di Dio, ritorna. ritorna con grazie noi. Grazie per essere Se stato con noi. Se vuoi portare Simon Le Bon non c'è problema, io sono tranquilla. Accettiamo. Il libro di Michelangelo Ossa, Love... Le canzoni d'amore dei Beatles. E poi ringraziamo il nostro Ivan, però chiudiamo anche con una sua canzone. Dai, scegli tu. Qual è? Viene appresso a me. Sì, viene appresso a me perché l'invito è proprio venuto appresso a me il giorno 17 marzo. Vi aspetto in tanti al mio concerto Ingranaggi, l'evento che terrò a Napoli ci a Casa della tutti, Musica. Ci saremo tutti, dovete venire assolutamente, ragazzi. Quindi siete tutti è un invitati, evento, è l'evento dell'anno, quindi non potete mancare. In occasione ci saranno anche le riprese del DVD che poi uscirà di seguito, assolutamente, quindi sarà una grande Michelangelo, io, Salvatore, siamo tutti lì a sostenere il nostro Ivan. Grazie in mille, bocca ragazzi, al lupo. Grazie. Noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao. Se cosa domani vorrei, vieni appresso a me, vieni appresso a me, vieni a fare due passi senza stress e te faccio vorrei. Gente che dice senza parlare, maschere vite pa' un imbarà, mare che omaro sa pa' piglia, panze regnute senza magna. Non ti conosco si frate a me, se ho pane poco mi dai mi da. Non ci vuoi santa pa' festa, casa cucina con sole, dite vica to to to. Se vai ieri pure mo, senta d'ore pane vuoto, metto cuore mezzo e va. Vieni appresso a me, vieni appresso a me, senta sta canzone e tinta all'aria sta un po' che te. Parla, ma fammi sentire.